L'avventura Beijing Express si è conclusa con la vittoria di Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ma per ore abbiamo parlato ciò che è accaduto alle telecamere. Proteggi con gli occhi indiscreti. Questo è ciò che Matteo Giunta, ex allenatore e marito di Federica Pellegrini, è caduto durante una delle interviste pubblicate dopo la fine del programma. In Moreo, i due nuotatori sono freschi e l'avventura tra India e Cambogia era una specie di luna di miele per loro. Quindi, alla domanda piccante di Vanity Fair, Giunta ha risposto chiaro: diciamo che era una luna di miele per noi. Gli sposi o il matrimonio, come i vincitori Bastianich e Belfiore li hanno ribattezzato, sono arrivati secondi nel reality show di Sky condotto da Costantino Della Gherardes e Enzo Miccio. La delusione per la mancanza di vittoria finale è stata molto per la coppia, ma il divino ha provato a guardare il vetro mezzo pieno. Vincere la finale sarebbe stato qualcosa di più, ma non toglie nulla a ciò che abbiamo fatto. Era importante per noi vivere l'intero programma e non essere eliminati, ha detto Federica Pellegrini alla rivista Vanity Fair. In Matteo Giunta, d'altra parte, dipendeva dalle domande più pungenti e piccanti e messo al rafforzamento dall'intervistatore per il sesso consumato a Pechino Express, il 41enne ha cercato di rimanere sul vago. Ci sono quelle che consumano e coloro che non lo fanno, non è necessario. In generale, quell'aspetto fisico è anche importante, ha risposto lo sportivo, cercando di tenerlo lontano dalla risposta secca, ma poi ha suggerito che rimanere fisicamente distante da sua moglie non era possibile anche in un reality show, che tu sia a casa a Verona o in Cambogia, lo lascio così, sul vago. Federica Pellegrini, i bambini e il futuro.